Buongiorno a tutti, benvenuti in live. Oggi torniamo a fare whitelist di Impero. Salve signoti. Signoti, sì. Perfetto, smuotiamo whitelist qui. Perfetto, smuotiamoci su Discord. Perfetto. Ho appena Buonasera, saputo. chat, buonasera. Sì, intanto mangia lui. Ho appena saputo che una delle serie tipo che seguo finirà. È l'ultima stagione che faranno. Tristezza. Premi muto, sposta tu, fai tutto tu. Sì, adesso vediamo un po' il primo. Ora devi fare la parte finale del suo background, oggi è 14 e 12. Vediamo un po' il background. Ma il finale non va bene ancora, cioè. Ciao House. Ciao, mi senti? Sì, ti sento. Ciao, sto guardando il tuo finale e ancora adesso però non vedo un gran finale. Non so che altro fare, sinceramente. Comunque sono in live, è un problema. No, no, per niente. Ok. Però, cioè, hai fatto a fare, devi mettere gli obiettivi del tuo personaggio. Cioè, che tu vieni trasportato in America e ti vuoi fare una nuova vita. Quello, sinceramente, a me non me ne frega molto. Perché è troppo scontato che tu voglia fare una cosa del genere. Devi scrivere che obiettivi vuoi raggiungere in questa nuova vita, capito? Ok. Quindi sistema sta cosa qua e poi torna, va bene? Vabbè, non so che altro metterci. Puoi dirmi qualcosa, non lo so, dimmi un esempio. Qualsiasi cosa. Tipo. Una qualsiasi cosa che non adesso non mi viene in mente, cioè. Qualsiasi cosa tu voglia fare nel server, meno male. Ok? Criminale. Fatti venire, prenditi anche un'ora, 2 o 3 ore di tempo per pensarci, non è che devi venire tra 5 minuti per forza di fare la whitelist. Ok? Va bene. A più tardi. Ciao. Ciao. Ok. Ciao, Blever. E dopo i fantastici biscotti alle tre Totò, Marie, oddio, Totò c'è. ce Totò. lo Yomo rinforza con vitamina B6 in più. Già, sì, ho sentito. Quello devo fare io, lui, ovviamente. Ciao, Marchi. Bene, Fammi bravo. controllare. Madonna mia. C'è A me qualche Ardon mese fa mi solo. hanno token grabbato l'account, quindi sono stato bannato dal Discord. Comunque avevo nemmeno la VL. Come posso fare per essere sbannato? Guarda, per essere sbannato dal Discord Impero devi chiedere ad un admin. Quindi scrivi a un admin di farti richiedere un attimo se può farti sbannare perché ti è successa questa cosa qua e ti sbannerà, non ti preoccupare. Totò, sei mai presente. Dark Anna, ciao. Buongiorno a tutti, ragazzi. Questo qua nuovo, ma è stato rimandato, è uno staffer che si è indicato a mettere il coso, esattamente uno staffer si è indicato a mettere il coso, l'ho quittato, no, lui ha quittato il Discord ed è rientrato. Controllare il background. Vedi 6 anni, un background, eccolo qua. Non ha abbastanza caratteri, deve ampliarli. Ciao Ardon, mi senti? Sono Ciao. in live, è un problema? Aspetta un attimo che sono dal telefono, lavoro. Dimmi tutto. Sono in live, è un problema? Ok, No, 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 no. guarda, il background ancora deve essere ampliato, è corto, deve essere sopra i 2000 caratteri e non lo è attualmente, quindi amplialo un po' e torna, ok? Quanto manca più? Quanti caratteri più o meno? Ancora un centinaio, diciamo. Va Ok, bene? va bene. Ciao. Ciao. Tu non riesci perché non avevo nemmeno la UL. No, non riesco. No, sì, non riesco. Non riesco. Blevere. Perché farò per Serrani, forza che un biscotti ti admin. piacciono? Le gocciole.
Ciao Kiwi! Narcanna, vuole fare le ma può essere rimandato. Sono rimandato perché vuole fregare con Wilds perché Gocciole. non sentivo. Vorrei che me la faresti te. Vabbè, mettiti in attesa Wilds e vedremo se ti sposta. Bodan, vediamo un po' Bodan. Rimandato per sistemare il background, il 2 dell'8. Vediamo se l'ho sistemato un po'. Che tanti rumori che fai. Sto bevendo lo Yomo, rinforzo, vitamina B6. Bene, me ne frega altamente un cazzo. Alla fine ho fatto tutta l'esperienza che ha niente. Insomma, se c'è amicizia, Ho dopo quanta non gente, parliamo di città, mamma mia. per la strada. Aspetta. Sani, ce la fai? Ma Guarda sto background qua. Siamo a un vuoi che ci finale? rivediamo? Ma no, tanto. Sono un bordello di Adesso li gente. facciamo, tanto pian piano tutti. Quest'ultimo Allora, chi? background di Bodhan. Sì, Bodan, Bodan. beh, devi scrivere più un admin, chiedere spiegandogli la situazione a uno admin, non tutti. A un admin spiegandogli la situazione e chiedendogli se gentilmente può essere sbannato, se è possibile oppure no. Alla fine farò tutta l'esperienza e carattere del gentile interesse peccato. Decidi di partire da città imperiale alla ricerca della propria strada, che spero che tu vada contando sullo stesso fine. Alla fine. Però non ha scritto non ha scritto un obiettivo, lo rimando. Ciao Bodan. Sì. Sono in live, è un problema? Guarda, No, no, vai tranquillo. devi sistemare la parte finale del background. La La parte? parte finale. Cos'è che non va bene l'obiettivo oppure il carattere o cosa? Gli obiettivi mancano, cioè non ci sono proprio. Non va bene quello di tipo farsi una famiglia È e troppo tutto quanto. generico. Ah, ok. Allora lo rifaccio e torno. Ok. Grazie mille. Ciao. Ciao ciao. Sto Lorenzo qua. Sono Quindi Legoladoro, non perché non spunti nella Discord Impero? Perché no, perché chi ho scritto non mi ha ancora messo nel bot, dovrò chiederglielo. Quindi posso scrivere. Ok, grazie. Non ha lo stream alert. No, non ho lo stream alert nel Discord Impero. Ciao Dani. Ciao Giovi. Però mi rifà le whitelist, bene. In modo da sistemare e ampliare il background, aggiunge carattere e abitudini del proprio personaggio, le 15.06. Grazie per il follow, Dark Canna. Benvenuto sul canale. Madonna, arrivo subito. Ok, allora, vediamo un po' quanto è lungo questo background. Grazie per il follow, sta SHGG. Che nomi particolari che avete. Abbiamo qualcun altro veloce. Facciamo un controllo generale a chi va bene e a chi non va bene e poi magari questo. Ok, possiamo fare qualche domanda. Questo qua. Andiamo a vedere il background, vediamo se l'ha ampliato. Quasi poco. Cosma. Grazie per lo spam, per aver spammato i comandi. Più quit in whitelist, questo. Che è? E infatti è corto, Fozma, lo sposto. Ciao Fozma. Oi, bella. Guarda, sono in live, è un problema? Tranquillo, non c'è nessun problema. Ok, guarda, devi ampliare il background, purtroppo. Oh. Devi ampliare il background, è troppo corto, ok? Allora, posso farti una cosa? Allora, io sono qua dalle 14, ok? Ok. E ogni persona mi sta chiedendo di rifare il background. Se mi puoi Deve dire che essere cosa manca, per ampliato, favore? deve essere semplicemente ampliato. Deve essere più lungo di 1000 caratteri, seguendo la E quanti scaletta caratteri sono? 1800, 1800 qualcosa. Fai qualche riga e poi torna, ok? Bene, ok. A posto. Ciao. La gente si lamenta.
Ciao, domani pomeriggio fa ancora vuole live con le VL? Ragazzi, dipende. Io vedo quando ho tempo e me le faccio. No, passo il canale a mezzo, le faccio io con proposto tu. Se vuoi si può. Sì, dovrebbe essere la chiave di Steam. La chiave della stream. Aggiungere Vuoi. le parate del PG, vari stati d'età. Al tempi ancora fu donato a Elkar ancora, insomma. King Toretto. Io no, boh, mi ricordo. Vieni con 234, 24, 24, perfetto, questo possiamo fare qualche domanda dopo. Questo. Scritto niente, non lo so. Grazie ragazzi per i complimenti, vi faccio bene le whitelist, mi piace, sono contento, faccio bene le whitelist, secondo voi. Un veterano ormai da me. Ok. Sono helper da 6 mesi, ragazzi. Vabbè, ci spostiamo qualcuno qua a cui bisogna essere rimandato. Che era questo rimandato? Lui? No? Sto guardando, ma aspetta. Lui? Qui ho guardato. No, forse lui era. Esatto, lui. Il regolamento di per ripassare il regolamento base. Però aspetta, lo spostiamo. Ciao. Ciao. Sono in live, è un problema? Esatto, Dovrei fare la whitelist io. sono in live, è un problema? Cosa? È un problema che sono in live, facciamo la whitelist in No, no, tranquillo. live? Ok, perfetto. Anche il poliziotto lo fai bene. Quando sono divertito. Mamma mia, Alcazam, quanto ci siamo divertiti. Quanto, quanto. In polizia. Comunque, buongiorno anche a te. Allora, vero, si è rimanato un po' su tutto. Quindi faremo, chiederemo, chiederò tutto, ok? Ok, tranquillo. Allora, parlami brevemente in 20 secondi del tuo background. Cosa vuoi fare nel server? I tuoi obiettivi? Allora, io prima di tutto ti descrivo la storia del mio personaggio. Sì, in breve parole la storia e cosa vuoi fare nel Ok. server. 20 Allora, il mio secondi. personaggio. Allora, il mio personaggio si chiama Ethan White. È nato in una città dell'Inghilterra. È, diciamo, in una situazione della famiglia della città non molto stabile. Lui è iniziato, diciamo, crescendo, diciamo, molto bene. Però poi, quando si è trasferito per seguire gli studi universitari, ha riscontrato dei problemi con la criminalità e quindi, diciamo, ci ha fatto parte. E adesso, dopo essere stato, diciamo, messo in prigione, è una persona anonima, ha pagato la cauzione a lui e ai suoi fratelli. Adesso si Ok, trova, e diciamo. ora gli obiettivi del tuo personaggio quali sono? Allora, Sì, infatti Auso lo prima interrompo di perché tanto è inutile tutto che riuscirà a legga. stabilizzarsi in impero, nella città d'impero. Diciamo, cercare di arrivare a un grado abbastanza alto, diciamo, essere rispettato. Diciamo questo. Vorrebbe diventare, diciamo, una sorta di boss. Perfetto. Quindi illegale vuoi fare, perfetto, Sì. bene. Allora, dammi la definizione di RDM e VDM. Allora, RDM e VDM sono due tipi di Come sempre iniziamo da cose deathmatch. facili e RDM poi invece sono più random difficili. deathmatch, quindi uccidere persone, diciamo, a caso, mentre VDM è vehicle deathmatch, è uccidere una persona con un veicolo. C'è il VDM, che sarebbe uccidere una persona con un veicolo, mentre il car kill, che sarebbe uccidere una persona con un veicolo, però diciamo passarci molte volte sopra oppure bloccarlo sotto il veicolo. In che senso? Passandoci su molte volte sopra. Per esempio col VDM, diciamo, è quando uccidi una persona con un veicolo, E però tipo rimanerci sopra anche. E VDM no. rimanerci anche sopra.
No, il carkill sarebbe bloccare la persona anche col veicolo e ucciderla. Per Ah, ok. esempio, tenerla attaccata al muro, così. Va bene. E definizione di metagame. Allora, il metagame sarebbe prendere informazioni da canali esterni oppure da canali interni come la chat2c e usarle in gioco. Ok. Ok, perfetto. Gli esempi di metagame quali sono? Un esempio di metagame sarebbe, per esempio, ottenere informazioni dalla chat2c, per esempio, informazioni magari e utilizzarle in gioco. Oppure, no, questo sì, come viene in mente. Questa qui è una definizione, la vedo più come una definizione questa, ma un esempio? Un esempio di metagame? Ottenere, per esempio, aspetta, un esempio. Magari guardare la live di uno streamer che gioca, diciamo, nel server e magari vedere, magari sapere come sono messi e, diciamo, utilizzare queste informazioni a proprio vantaggio. Ok, il metagame IC qual è? Il metagame IC. Boh, non so, sta Il leggendo, però vediamo. metagame IC è ottenere informazioni da dentro il Ciao gioco. Fi. Come dalla chat OOC. Lo vedo più come un altro esempio il metagame IC, perché IC che significa? Into game o in game. Scusami, IC in. Aspetta, allora OOC out of character, mentre IC into character Ok. sarebbe nel giocatore. No, in character, esatto, Eh in sì, in gioco, nel personaggio. gioco, sì. Ah, per esempio. Ah, ho capito cosa vuoi Comunque, nuovo ring sto intendere. per il follow, Cob Per esempio, 127, quando. grazie No, per il no, follow. quella è Power Game, mi sa. Power Ok, ma quindi mi fai degli esempi di metagame IC? Game. Ok, Oltre allora. la chat, perché la chat non è una bella cosa in game IC. Cioè non è una cosa RP la chat, è una cosa OC. Ok, per esempio Esatto, Khan. una persona con. Aspetta, fammi pensare. E ne viene uno, Sì, però non mi ricordo House. se era Power Game o era Meta Game IC. Cosa? Se te lo faccio. Allora, in pratica una persona da me viene a parlarmi con la maschera. Magari io riconosco quella persona dalla voce anche quando è senza maschera. Ok, ci sta, giusto. Era Salva, metagame IC grazie per il quello. follow, benvenuto sul canale. Ok, giusto, giusto. Ok. Boh, io penso che sia live comunque, boh, potassi. Magari ha letto la risposta di qualcuno, questo è live. Grazie per il follow, TYPZPSIKEDELIX. È difficile da leggere il suo nome, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Ma non esiste un Power Game OC. Parlando di Power Game, cosa mi sai dire? La definizione di Power Game qual è? Allora, il power game è utilizzare delle informazioni in gioco. Cioè, scusami, mi sto sbagliando, ho detto metagame. Il power game sarebbe usare delle meccaniche in gioco a proprio favore. Per esempio, È scambiato andare Power Game con una con macchina metagame. diciamo, sugli sterrati, però con una supercar, Ma una la sportiva. definizione qual è? Utilizzare le meccaniche di gioco a proprio favore, a proprio vantaggio. Per compiere azioni Per realistiche o compilazioni surreali. Questa realistiche. è la definizione. Ok. Sì, infatti, cose che non si possono fare in realtà. Legge. Fammi tre esempi di power game senza
comprendere dolore del personaggio, quindi che comporta male, dolore, che possa farsi male, tipo cadere, Ok. cose così, e senza utilizzare veicoli. Tre esempi. Ok, allora. F per te, Cobb. Portare, per esempio, un tot di item nell'inventario. In che senso? Per esempio, portare, come si dice? Portare, per esempio, 300 pezzi di un oggetto nell'inventario. Portare, per esempio, Ma quello lì però è si un possono oggetto, portare non lo, solo oggetto un'arma a di canna Minecraft, lunga. tipo di esempio lì, oggetto di Minecraft, Per perché esempio, sembra troppo portarne facile. due. Mentre Un esempio un'altra. invece, comprendendo Dimmi. veicoli ma senza comprendere dove va il veicolo, cioè un power game che comprenda veicoli ma senza il territorio da dove va. Sparare dentro il Non veicolo. è power game quello. È semplicemente vietato da regolamento, o sbaglio? No, non sbagli. È vietato da regolamento, è vietato? Sì, sì, Sì? sì. Quindi non si può mai sparare dal veicolo? No. Sì, in realtà si può sparare dal veicolo solo in caso di non fiero estremo dalla parte della persona che ti stai puntando. Ok. Però comunque che comprenda veicoli ma che non Non sia, come ho detto prima, che non sia dove va il veicolo. Quindi comprenda il veicolo ma non sul territorio su cui va, il terreno su cui va. ok, quindi lanciarsi con un veicolo da altezze elevate. Ho permesso di non parlare dove va il veicolo. Ah, ok, Ma che quindi c'entri il veicolo però. però il veicolo c'è. Ah, qui devo parlare del veicolo. Cioè di power game col veicolo, però non, tipo non in movimento tecnicamente, quello che mi stai dicendo. Vabbè, te lo dico io. Per esempio, portare tramite comandi in gioco, riuscire a entrare tipo in 8 su una macchina da 5 o da 2. Questo è un Facendo power game. lo slash carry, Slash carry portando. oppure lo Ok. slash, tipo c'è un altro comando slash seat car che ti permette di entrare nei veicoli Dentro i veicoli, sì. senza È entrare all'interno delle porte. E questa cosa qua. compresa come power game. Esatto. Oppure spostare un veicolo, diciamo un veicolo ribaltato, sribaltarlo con una, magari una moto, con una macchina, oppure fare una pit Spingendo, con una ok. moto, una macchina, ecco, qualcosa lì. Sono power game che non parlano di dove va il veicolo sul territorio, ma di cosa fa il veicolo. Ok. Non stiamo andando bene, te lo dico per ora. Comunque, andiamo avanti. No fear, definizione di no fear. Allora, il no fear sarebbe non Come sta avere andando per la paura ragazza, in secondo caso voi? Bene o male? di azioni, per esempio essere puntati da più pistole, oppure per esempio lanciarsi con un Male, veicolo da altezze elevate. così così Il no maluccio, sì. fear può causare il permadeath, può causare il permadeath. Mi fai degli esempi di no fear senza persone che ti puntano? Tre esempi di persone di no fear senza che qualcuno ti faccia, ti punta o ti faccia paura. Senza che una persona, ecco, insomma, ti faccia paura. Ok, allora il primo no fear Secondo me legge un po' lanciarsi troppo e le cose che non c'ha scritte non le sa dire. un'altezza elevata con un veicolo. Poi il secondo, senza veicoli, sempre lanciarsi ad altezze elevate. Il terzo. Cos'è il secondo, ripeti? E lanciarsi ad altezze elevate. Mentre il terzo. Aspetta, ci devo pensare. Sì, incredibile, No ormai i fear. veicoli sono gli unici esempi che la gente riesce a fare per i vari esempi del regolamento. Cioè, i veicoli, raga, cancellate i veicoli. Gli ho chiesto degli esempi di no fear senza persone Boh, che non puntano, che gli fanno saprei. paura.
Il terzo non mi viene in Magari mente. camminare sull'autostrada. O Ok. andare in contromano in autostrada. Esatto. Compiere azioni praticamente estreme, sì. E gli elicotteri si possono usare nelle azioni free roam? No. Sì, invece si possono usare come? Invece nelle rapine si possono anche usare, per esempio i poliziotti possono usare una rapina in una banca all'elicottero? In rapina intendi? Sì, per esempio un poliziotto può usare la rapina in una banca all'elicottero? No. No. In un negozietto posso usare la calibro 50? Negozietto. Tanto cerca sul regolamento se si può. Ok. No. A Gabriella posso portare un ostaggio? Cerca, Allora, cerca, 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 cerca. Gabriella, dov'è Gabriella? Gabriella, Gabriella, Gabriella. Gabriella. Sì, ecco, senti, Gabriella. No, non puoi portare l'ostaggio, no, non lo puoi portare. L'altro giorno ho fatto la white con una persona e mi ha detto che devo ripassarmi molto bene la parte delle rapine, se magari chiedi un po' di quello, non so. No, in realtà ho visto che è stato rimandato su tutto, ragazzi. Cioè, Ares. Quindi ti chiedo un po' tutto. Il Ok. poliziotto è lootabile? Una Infatti. volta morto, intendi? E certo. Ma sì, infatti, ci arrivi anche con buon Poliziotto. senso. No, il poliziotto non si può mai lootare, mai. Raga, mi dispiace, però. Cioè, il regolamento non è difficile di sé per sé, ragazzi. Non è difficile. Però, per certa gente, non so come faccia a essere così difficile un regolamento. Cioè, anche io comunque lo conosco da tanto, il regolamento. Però, raga, non è difficile. Ti devo rimandare adesso. Altre 48 ore. Ah, e buona giornata, Ares. Ci vediamo. Ripassa tutto il Grazie. regolamento. Certo. Ciao. Raga, mi dispiace, purtroppo ho dovuto rimandarlo. Ai ai ai. Mamma, quanta gente. Guarda, Canna, ti conviene farlo con venire con il computer, perché col cellulare è tutto scomodo, eh. Qua deve, secondo me deve ampliare il background. Vediamo. Evi.exe, sono pronto un attimo. Porco Giuda. No, invece. No, però gli manca il finale, lo dico, di fare apposta le dimensioni, ma gli manca il finale. Ciao Davi. Sì, mutato. Ciao Davi. Davi. Mi senti? Guarda, Ok. devi sistemare la parte finale. Sì, ti sento. Parla. Dimmi, 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 dimmi. Oh, sì, una volta. Ok. Devi sistemare la parte finale del background. Ok? E Gli come? obiettivi del tuo personaggio mancano. Ah, ok, Ok? va bene, va Quindi bene. sistema gli obiettivi, poi torna. Resta tutto a posto. Ok, va benissimo. Grazie, grazie. Ciao. Ciao, Secondo me questa ciao. barba si è modificata. Esatto. No, non è fa il vocione lui. Parla un po'. Dimmi, 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 dimmi. No, no, oh, piano, piano. Comunque ricordo che facevi selezionatore anche in pula. Sì, facevo selezionatore anche in pula. Selezionavo questo, sì, questo qua.
Clownfish, guarda, Clownfish, secondo me la voce è modificata, però non ne sono sicuro, ragazzi. Vedete, ce lo vedrà il prossimo staff che lo sposta. Fa l'azzurro, c'ha background cortissimo, lo sposto. Ciao Ale. Ale, mi senti? Ale, sei mutato? Ecco, mi parlava vuoto. Ok, perfetto. Guarda, devi ampliare il background, è corto, ok? Deve essere più lungo di 2000 caratteri. Quando Sì. Più deve essere? lungo di 2000 caratteri, ok? A 2000? Ah, Sì. ok. Posso farlo anche dopo, oppure... No, prima devi ampliarlo, poi torni, ok? Va benissimo, va Appena benissimo. ampliato ti rimetti in attesa. A dopo. Ok, va Ciao. bene, Si può fare anche la telefono, la UL. Guarda, la UL da telefono te la sconsiglio vivamente in quanto è scomodo per te e per me capire cosa ci diciamo a vicenda. Poi dopo se vuoi rischiartela a venire col telefono che non capisci magari niente, quella te la devi vedere tu la situazione. Sì, Alcazan, secondo me anche, però boh, non ero sicuro che fosse totalmente modificata, però. Qualcuno di ampliare il background. L'ha ampliato. Ah, questo vuole fare il medico. Bene, bene, spostiamolo. Ciao. Ciao. Vuoi fare il medico, ho visto. Sì. Bene, bene, ci servono persone che vogliono fare rapida medico. Ma mi senti bene pure che forse l'audio un Un pochettino attimo fosse... solo. Comunque sono in live, è un problema? No. Ok, perfetto, arrivo subito, eh. I match tengono la precedenza, no. Semplicemente medico, vediamo, non è una persona che vuole fare il solito criminale, quindi vediamo subito un po'. Senti basso, adesso lo alziamo, lo alziamo. È andato pure nel server Discord Impero, comunque si te l'ha mandato House. Ok, Danger, mi senti? Perfetto, Sì, scusami, sì. allora parlami un po' del tuo background, cosa vuoi fare, server lo so già, quindi magari parlami un po' del tuo background, storia. Sì. Vabbè, ti dico quindi in linea la mia storia, il mio personaggio. Ok, beh, sostanzialmente il mio personaggio si chiama Mattia Russo, e nasce a Salerno, in provincia di Napoli, ed è cresciuto da questa famiglia umile da padre siciliano e madre napoletana. Sostanzialmente Mattia aveva questo sogno di viaggiare molto il mondo, prima piaceva molto viaggiare il mondo, perché aveva avuto questa ispirazione di viaggiare il mondo dallo zio, che era il suo, letteralmente, posso dire, il suo secondo padre alla fine, perché, come anche se legge dal mio background, è uno zio parecchio importante per lui. Inoltre, in tutto ciò, nel seguirsi degli anni, la madre e il padre di Mattia ebbero problemi di salute, Perché anzi, le problemi carico. anche alle spalle, e da così, da un mutuo da pagare, un altro figlio che era appena nato, tirò un sacco di problemi in famiglia che davvero erano molto deprimenti anche per lui, perché direttamente ogni cosa che era contro la sua famiglia era davvero molto, molto brutto. E Ok. Uè, Winx, sostanzialmente. uè, Winx. Ma Salerno Mi non è una senti? provincia a sé. Sì, ti sento, è pure. Salerno, sì, Sostanzialmente è poi una all'età di provincia. Ah, 13 provincia a anni, sé, sì. ormai con una situazione familiare molto grave, Sì, si ti aggravava mando ancora di subito al più Discord un con la attimo, mamma che Aka. cominciò a essere anche ancora più violenta con lui, a causa anche dei pochi soldi disponibili e anche lo sfratto che hanno avuto la loro famiglia. Ovviamente anche perché nettamente quel lavoro che loro tenevano pochissimi soldi da disponibili, da poter pagare anche tutti quanti i debiti. Sostanzialmente il padre era anche avuto un carcere recettivo che venne anche cacciato da alcuni criminali russi,
per alcune l'ho rapine, tra inviato cui una anche rapina a dove andò male, te. Comunque, so che è il che comunque Discord un tasso impero, se vi alcolemico interessa. molto elevato, quello che doveva essere. Fozz, ma in che E così, senso? Non fece così che il capisco. cuore del padre di Mattia si spezzò Ciao, il 12 Emma. giugno, all'età che teneva solo 40 anni, ed è 40 anni davvero poco come. La situazione di Mattia diventa ancora più complicata, da così non poter più contare anche né più sui genitori, Ma non so, ormai Foz, mancando il ma padre, non so, tu giustamente, hai teneva visto che solo la era. mamma con sé. Ok, perfetto, andiamo, basta, basta, Ah, scusa. ok. Ah, ok, scusa, perdono. Dimmi. Ok, ancora nessuno, Kiwi? Ah, però. Vabbè. Allora, iniziamo con le cose base di regolamento. Definizione Va di bene. VDM e RDM. Allora, VDM sta per Vehicle Deathmatch e sarebbe uccido una persona Cobb. Ops, scusa. utilizzando un veicolo. Dimmi. Cobb non si possono fare. No, vai pure, vai pure, vai pure. Cobb, non si possono Vabbè, fare una guardie di persona utilizzando un gruppo, veicolo. no. Poi mi chiede pure. Hai sentito la voce modificata? Sì, eccola là. Senti? Sì, sento, dimmi. Perfetto, Ok, no, vabbè, ovviamente comunque è uccido una persona utilizzando un veicolo. è VDM? Sì, RDM? RDM invece sta per uccidere una persona senza avere un motivo valido per uccidere un RP. Cosa? RDM sta per uccidere una persona senza un apparente Ah, motivo ok, ho valido capito, con un per RP. motivo, ho capito. No, no, Pensavo no, già subito insomma. dicendo, Ah, what? sì, mi alzo pure un po' l'audio così. Senti. Che forse è il microfono, quindi No, si questa non ce l'ha disturba, cioè, modificata. forse è Sì, quello. Ok, ora mi senti? perfetto, Ok. andiamo avanti. Dimmi. Definizione di power game. Allora, la definizione di power game sono delle azioni che abusano di meccaniche di gioco per compiere azioni reali surrealistiche. Ok, mi fai degli esempi? Ok, allora, il primo esempio che posso farti, ad esempio, è saltare le rampe con dei veicoli. Oppure, mi viene in mente, pure caricare un Ciao amico in Deep. braccio Ok, ferito e iniziare a correre saltellando pure in giro. definizione di metagame invece. Di metagame invece è utilizzare informazioni di cui acquisite fuori dal gioco e quindi utilizzarle in game. Ok, grazie per il follow fake FPS27, benvenuto sul canale. Grazie per il follow, Fozma. Benvenuto sul canale. Ciao, Toto. Buon lavoro. Ci vediamo. Grazie per essere stato qui. Va bene. Dopo quanto tempo ti ricordi? A proposito dei medici, facciamo sta cosa. Dopo quanto tempo ti ricordi cosa ti ha portato al ferimento se risponi in ospedale? Non ho capito, scusami, Dopo perdonami. quanto tempo ti ricordi cosa ti ha portato al ferimento dopo che risponi in ospedale? Dopo un'ora. Ok, no, non è giusto. No, se rispondi allo sbaglio non ti ricordi. No, Non mi ricordo, però. non ti ricordi proprio. Se tu rispondi allo sbaglio non ti ricordi nulla. Ecco, Non mi ricordo niente. se ti curano invece i medici. Mamma Esatto. mia, dovrei ricordare sempre dopo, cioè dopo un'ora dovrei ricordare il ferimento, perché se io onestamente non dovrei manco ricordare, cioè dopo un'ora. Dopo un'ora, questo è giusto, non se risponde in ospedale, mi raccomando. Sì. Il medico può compiere azioni illegali? E Il medico non può compiere azioni legali in servizio, però. fuori servizio? Invece sì. Ok, può essere armato il medico in servizio? Sì, solo di un taser. Ok. Nelle azioni free room, si possono, che armi si possono utilizzare? Le armi che si possono usare in free room. Sì. Quindi in azione. In realtà le azioni in free room. Cioè, in realtà io nelle azioni free room. Le armi che potrei usare. Cioè, dovrebbe essere o le pistole. Cioè, le pistole dovrebbe essere alla fine, le Sono le pistole? pistole. Il pistole 9 mm dovrebbe essere, se Vabbè, sono le ricordo pistole, giusto. I caschi si bene. possono usare? Ok. In free room, Sì. sempre. I caschi. No, i caschi non. No, no. No, ragazzi, non è che mi dà la voce. No, giusto.
E dove si possono utilizzare le armi automatiche nel server? In che modo posso usare le armi automatiche? Dove puoi usarle le armi automatiche nel Devo. server? Letteralmente le posso usare quando ci sono anche delle zone rosse, tipo alla cocaina, alla metanfetamina, all'oppio, se non erro pure. Ok, invece anche nelle rapine ci stanno Dimmi. punti in cui puoi usare le rapine, le armi automatiche nelle rapine. Le rapine? Alla prima Esatto, dovrebbe quindi non essere solo solo la Pacific pistole, cambia bene Standard. quanti poliziotti. 14. Cosa? Per la rapina dovrebbe essere solo la Pacific Standard e la Blaine. Giusto. Quali sono le zone rosse? Lì sono le zone rosse. Sì. Allora, sono tutte quelle zone che si possono effettuare azioni illecite e sono tutte quelle No, raccolte nei Dark, processi le della fazioni droga. neutrali non sono solo i medici, ce ne sono anche altre. Cosa ripetisco dall'altra parte? Sono tutte quelle raccolte e i processi delle droghe alla fine. Ok, giusto. E che tipi di droghe ci stanno nel server? Dovrebbero essere 5 droghe, quindi cocaina, marijuana, metanfetamina, oppio e crack, se non erro. Sì, più marijuana popolare anche. Ok. Le zone safe quali sono? Allora, le zone safe sono la Oh, chiesa, Zecca non c'è più, Ricky, quindi non ti preoccupare. poi sono anche i negozi e l'ospedale. Ok. La centrale di polizia è una zona safe? Semi safe, diciamo. Semi Semi safe. safe. Sì, cioè alla fine Che sì. significa semi safe? In senso che nella stazione di polizia, praticamente le zone che vengono, ma pure quelle zone lì, diciamo che non sono proprio, cioè sono safe, ma sono per lo più, come dico, cioè che sono. Cioè, sono safe, però. Alla fine sì, sono safe, cioè, la città di polizia. Ah, ok, ma semi safe che significa? Vuol dire che. È una zona safe, vuol dire che letteralmente non è possibile iniziare alcuna. Cioè, che non si iniziano delle azioni illecite, ma dove. Cioè, dove si può. Dove si può. Iniziare, per esempio, anche nei locali. Che hai chiesto anche un ticket voi. Però ho chiesto che Dimmi. significa semi-safe zone. Vuol dire delle zone, tipo anche come ho detto prima, la città di polizia, altri locali per iniziare un'azione illegale. Ok, e tipo, qual è un valido motivo per fare un'azione illegale in centrale? Come viene chiamato questa azione illegale? Tipo, come viene chiamata? Sì, come viene chiamata questo tipo di azione illegale? Viene chiamata. Comunemente, un assalto alla centrale, no? Cioè, assalto alla fine, assalto. Ok, e qual è il valido motivo per poter fare un assalto alla centrale? Tipo, ad esempio, un mio capo è stato arrestato e quindi sarà tipo all'ergastolo, ad esempio. Ok, giusto. E quanti criminali possono assaltare la centrale? Quanti ne possono assaltare? Di criminali, sì. 8. 8, giusto. E quanti poliziotti possono difendere? Dovrebbe essere, cioè, sono limitati. Illimitati. Si possono, che tipi di armi si possono usare? Tutte le armi alla fine. Ok. Va bene. L'elicottero si può usare in azione free roam? Ok, L'elicottero sì, nel sì. in rapina? In rapina no. Ok. Ragazzi, secondo voi è passato questo? Passato? Sì, dai, sì.
Sì, dai, vedi, tutti con sì, dai, bravo, ci sta. Ci sta. Va bene, nel negozietto quanti criminali possono partecipare? Criminali? Due. Due criminali. Giusto. E, che armi si possono utilizzare? Le pistole. Pistole. Cioè, solo le pistole alla fine, come armi, Sono quali nei negozi. pistole? Ah, quali pistole? Sì. La 9 mm, se non erro, 9 mm per i criminali e la combattimento per i poliziotti? Giusto, giusto, giusto. Va bene. Vabbè, la guardia ti sei passata. Te lo dico già Ok. subito. Va Quindi ti metto i bene. ruoli. Mi Va benissimo. raccomando. Adesso vediamo un attimo un po' il tuo Ah, Discord. posso chiederti una domanda, se è a Chiedi, posto? chiedi. Allora, io, se si può avere quella che tipo streamer, che ho Quello sicuramente devi anche aprire io un 10 ticket. di... Quello lì devi aprire un ticket streamer e chiedere lì. Ah, ok, va bene. Quindi Magari ti apro conviene sul ticket... aspettare magari una settimanella, due, magari tempo che magari streami su GTA, streami sul server e poi dopo magari lo Ah. richiedi più avanti. Esatto, Vabbè, quindi cioè, stream poi dopo qualche settimana circa chiedo... esatto. Il ticket sempre su Discord Sì, c'è tipo chiedo... proprio uno ticket proprio dedicato a chi vuole chiedere la tag streamer. Perfetto, vabbè. Ok, va Ti bene. ringrazio. Va A benissimo. posto, Ci... ciao. Ciao, grazie mille. Ciao ciao. Ragazzi, è passato, alla fine è passato. Non so quanti follower abbia, non lo so, adesso lo whitelist. 1800 qualcosa. 1800 qualcosa, ah, buono, buono. Adesso lo whitelistiamo. No, non era male, eh. No, no, Un ci po' che sta, sono bravo. stato, ho sentito. Tanto io mi sono permesso di rimandarne due. Se non si offende, signorino. Adesso lo whitelistiamo sul DB, quindi... Ma com'è che fai? Vabbè, ho IEL però potete... Allora, ieri proviamo il DB per attivare le whitelist. Solo per le Ah, una whitelist? volta però era diverso, quando eri stato in prova non avevi il Discord log. Quindi i log non li vedevi quando eri stato in prova ai tempi miei. Ora siete molto più avvantaggiati come staff in prova voi. Evoluzione. Perfetto, aggiunto. Perfetto. Ok, possiamo guardare un attimo delle cose un attimo prima su Twitch. Ok, eccoli qua, perfetto. Io pure ci sono, tutti qui siete. Oh, oddio, ho dimenticato quello, è vero. Ho dimenticato uno, quello Ares ho dimenticato. Ah no, sì, Ares Shelby, sì che l'ho scritto. Sì, l'ho scritto Ares Shelby, non è andato ora. No, avevo detto, oh, cazzo, ho dimenticato quello da rimandare, addio. Ok, vediamo un po' tutti gli altri. Ok,
Perfetto, dai. Ora vediamo. Fozma, dipende. Adesso vediamo un po' tutti. Fozma, andiamo a vedere un po' tutti. Vabbè. Faccio sempre la lista un po' così. Vediamo un po' tutti. Mi riguardo. Questo è rimanato prima per finale del background. Eccoti qua, Fozma, vediamo un po' te. Deve ampliare il background pure lui della scritta. Poi sto qua. Pego 98. Io adesso vediamo un attimo se beato quello che è passato. Eh sì, ce l'ha fatta. Quanti anni ha lui? 23. Comunque sarò io, la tua voce assomiglia sempre a quella di Greenbaud. Ah, Greenbaud, addirittura? Non lo so, non lo so. Non. Allora, mi sposto lui che comunque 24 ore il 9. Bello che il 6 voce bianca e il 9 non ce l'aveva. Beh, sì. Sei pure in live da me, sai. Come mai. Come mai risulti voce bianca e poi non più? Boh, vediamo. Spostiamolo. Ciao. Che Ciao. bello. Ciao. Perché il 6 dell'8 tu hai la voce bianca e il 9 dell'8 non ce l'hai più? Semplicemente anche prima dell'8 avevo riprovato a fare la whitelist e mi avevano rimandato per il background, però non mi avevano mai detto della voce bianca. Poi sono tornato un giorno e mi ha detto della voce bianca e poi dopo volevo sentire anche l'opinione di un altro staffer e Gianno mi ha detto che vado bene per la voce. Tutto qua. Boh, ce l'ha fatta Kiwi a fare il pronostico. Bene, bene. Allora, era raffreddato. Boh, ora stacca pure la mia live, così almeno parliamo qui. Sì, ho già staccato. È un sondaggio, non è un pronostico. Ah, un sondaggio, vabbè, però no. Il nostro Kiwi pronostico non sa come farlo. Aiutate il mio moderatore a imparare a fare i pronostici, per favore. Per chi lo sappia fare, aiuti Kiwi a fare il pronostico. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Allora, parlami del tuo background. Sì, allora, il mio Copa, quante background volte vuoi? Importante che si non chiama stai qua un Walter anno. Turingo ed ero nato, sono nato a Brasile, è nato a Brasile nel 1998 da una famiglia molto povera e da bambino non ha mai avuto la possibilità di andare a scuola e però l'ha sempre desiderato. Aveva dei genitori con dei problemi alla salute e anche economici e Grazie per ci il fu follow, Dark un Official. momento di svolta di quando Benvenuto sul canale. aveva 14 anni che gli entrarono in casa i ladri e uccisero suo padre. Da quel momento lui aveva subito il desiderio di diventare una persona molto forte e di riuscire a garantire a sua madre la sicurezza dovuta. Lui, non avendo soldi, iniziò comunque ad andare a rubare nei quartieri un po' più benestanti del Vuoi Dark? Brasile, fino all'età di 17 anni, quando riuscì a Ok, cosa vuoi fare nel mettere. server? Sì, nel server voglio fare
Il personaggio illegale. Legale o illegale? Illegale. Illegale, ok. Sì. Definizione di no fear. Sì, no fear sarebbe non Se non lo simulare sa la lui paura. che mi seguite live, non simulare la paura in Sì. situazioni di pericolo. Sì, in situazioni di pericolo. Come per esempio... Sì, oh, vabbè. Sì, fammi degli esempi. Un attimo, un attimo. Carotto, certo, puoi venire a farla quando vuoi. Ti tieni in attesa, la vai e poi te la facciamo. Comparso. Ci sei? Sì, ci sono, scusa. Ok, sarebbe non simulare la paura. Degli esempi possono essere quando uno mi punta la pistola, io non ascolto quello che mi dice di fare. Eppure oppure di no fear in cui non ci sono minacce, tipo io mi metto sul margine di un grattacielo e ci cammino non avendo paura di cadere, oppure quando corro in autostrada non avendo paura Ottimo che per un'auto chi mi vive ce possa l'ha investire. fatta. Va bene. Definizione di metagame. Ok, metagame sarebbe utilizzare delle informazioni prese fuori dall'RP in game, e però come per esempio guardare la live di Ragazzi, ho detto il la live di uno pronostico, finalmente chi streamer, ce l'ha fatta. comunque che io tipo Votate voglio per il pronostico, rapire, vediamo guardo la se sua ce la fa o posizione, lo no a vado a rapire. fare passare la whitelist. Oppure ci sono anche dei metagame IC, come per esempio, tipo io entro in una famiglia e dopo una settimana mi rapiscono per vedere comunque se sono affidabile, se parlo comunque, insomma. E io li riconosco comunque dalla voce anche avendo una maschera. Oppure tipo quando ho visto, tipo dalle stream, che alcuni streamer hanno anche delle auto con le grafiche personalizzate, e tipo io vedo uno streamer con le grafiche personalizzate e boom, lo inseguo, lo voglio rapire. Ok. Ok, ci sta. E definizione di... Ah, il permat che cos'è? Il permadeath sarebbe la morte definitiva del personaggio. E che tipi di permat conosci? Allora, c'è il permadeath per no fear estremo, il permadeath che si richiede tramite il ticket avendo 10 motivazioni, e il permadeath quello tipo di una fazione che decide il capo anche senza chiedere il ticket, l'approvazione dello staff. Ok, invece un permit fatto dalla polizia, invece? Scusa? Il permit fatto dalla polizia, come si chiama? Il permadeath fatto dalla polizia sarebbe l'ergastolo. Ok, cos'è la zona rossa? Allora, le zone rosse sono le zone in cui si può sparare a vista, e sono comunque le zone di droga, di raccolta, di processo. Di vendita invece? Anche? Sì, anche le vendite zona No, rossa. la vendita non è la zona rossa. Ok. Invece, le zone safe quali sono? Sì, le zone safe sono negozio di vestiti, di tatuaggi, quello delle maschere, la chiesa, l'ospedale e il parrucchiere. E poi ci sono anche delle zone semi-safe zone, come la stazione delle forze dell'ordine, che vengono chiamate semi-safe zone perché non si possono fare azioni illegali, appunto, però attraverso l'approvazione, comunque una richiesta attraverso il ticket, si può chiedere se si può assaltare la centrale, e si può fare con massimo 8 criminali, mentre la polizia può essere in numero illimitato, si possono usare tutti i tipi di armi, e
Però per fare questo ci deve essere una motivazione valida, come per esempio c'è il mio boss e lo voglio salvare comunque che sta per essere ergastolato. Ok. E riguardo le zone rosse, quali sono i tipi di droga, punti di droga nel server? Sì. Allora, i punti droga nel server sono la marijuana popolare, la marijuana, la metanfetamina, l'oppio, la cocaina e il crack. Ok, le zone arancioni quali sono invece? Le zone arancioni? Sì. Sì, le zone arancioni sono zone tipo sono zone tipo la casa tipo le case fazioni. Non so se mi sbaglio. Sono dei territori assegnati dal Sì. cartello che devono essere difesi da una determinata fazione. Sì. Che tipi di gruppi criminali ufficiali ci stanno nel server? Che tipi di criminalità ci stanno? Allora, ci sta proprio la fazione, la gang e, se non mi sbaglio, il clan. Mafia, clan, gang. Sì. Ok. Che regole ci stanno nelle zone rosse? Che tipologie di regole ci stanno all'interno delle zone rosse? Che senso? Cioè, sì, per andare, tipo per andare a raccogliere che tipo di veicoli si possono usare o se si può sparare a vista, queste? Ah, sì, e vabbè, nelle zone rosse si può sparare a vista, però è consigliato fare RP, cioè se non, cioè si può anche evitare di sparare a vista in determinate occasioni. Per andare a raccogliere si possono usare dei furgoni, dei camion, Tutti dei possono sparare furgoni. a vista? Tutti Scusa? possono sparare a vista nelle zone rosse? Se non mi sbaglio, la polizia no, perché la polizia non è mai Non è niente autorizzata a prima. sparare per prima, deve aspettare sempre che il primo colpo venga sparato comunque dai criminali. Tranne, però ci sono anche delle eccezioni di condizioni di pericolo in cui possono. Ok. E un medico può essere armato? Scusa? Il medico può Un essere medico. Ah. armato? Allora, il medico in servizio non può essere armato, cioè può avere soltanto un taser e non può compiere azioni illegali. Ok, può compiere azioni illegali fuori servizio? Sì, fuori servizio sì. Perfetto. E un dipendente locale può compiere azioni illegali? Anche Un dipendente di un locale, sì, le può compiere. in servizio? In servizio, no. Ok, quindi solo fuori servizio. E un titolare di un locale può compiere azioni illegali? No. Cioè, Sì, se fuori sì, servizio. le può compiere, però fuori servizio, però cioè, rischia di perdere l'attività, se non mi sbaglio. Esatto. Cos'è carjack? Allora, il carjack sarebbe rubare un veicolo senza una determinata azione. E Cioè, l'elicottero si senza. può usare in azione free roam? Allora, in azioni free roam sì, mentre nelle rapine no. I campi di droga invece? Nei campi droga nemmeno. Robot, tipo, ti ricordi se ti rianima un medico cosa ti ha portato al ferimento? Scusa? Dopo quanto tempo ti ricordi se ti rianima un medico cosa ti ha portato al ferimento? Dopo un'ora. E se risponi in ospedale? Non si può ricordare. E se fai slash ambulanza arriva il medico NPC? Se faccio slash ambulanza arriva il medico NPC, si può ricordare dopo un'ora. Ok. Si possono rapinare i lavoratori non whitelistati? No. Ok.
neanche nel tragitto tra l'import e la banca per depositare i soldi? Cosa? Non ho capito. Neanche nel tragitto tra l'import e la banca per depositare i soldi? Neanche in quel tragitto, se non mi sbaglio. Questo non me lo ricordo molto bene. Ok. E quando si possono usare le armi automatiche nel server? Sì, allora, le armi automatiche si possono usare in alcune rapine, in Oh, alcune vediamo forse. rapine e in alcune droghe, come la cocaina, l'oppio e la metanfetamina. Mentre le rapine in cui si possono usare le automatiche sono la Flica, la Blaine, la Pacific e la Zecca di Stato. Ok. E nelle azioni freeroom che armi si utilizzano? Nelle azioni freeroom si utilizzano le pistole. I caschi? No. Si possono rapire i poliziotti? Sì. Quando si vuole? No, quando si ha una determinata motivazione RP. E si va e rapisce il poliziotto, giusto? Cioè, no, a questo non mi ricordo se bisognava chiedere Sì, l'approvazione bisogna tramite un chiedere, ticket. assolutamente sì. Ok, va bene. Un poliziotto può essere corrotto? Sì, tramite l'approvazione tramite un ticket. Ok, si può valutare un poliziotto? A razione finita? Allora, in azione free room no, mentre in azione free room no, mentre i campi droga sì. No, non si può Ah. neanche ai campi droga, non si può mai lootare un Ok. poliziotto, mai. Ok, va bene. Cos'è il car surf? Cosa? Il car surf? Sì, il car surf Sì, è possono quando togliere i tipo dispositivi in io ho un caso di veicolo rapimento, però e comunque non un si mio può amico si lootare. mette sopra il veicolo e io ci vado in movimento con lui sopra, sul tettuccio tipo. Questo è il car surf. Quanti partecipanti possono esserci nelle azioni free roam? Nell'azione free room ci possono essere, perché è stato aggiornato il regolamento, se non mi sbaglio, ci possono essere 10 criminali e 14 poliziotti. Ok. E nella Pacific quanti criminali possono esserci? Nella Pacific ci possono essere 6 criminali e 8 poliziotti. Se E quanti ostaggi puoi avere in Pacific? ne possono avere fino a 2 ostaggi. Gli esterni? Gli esterni 1. Facciamo un esempio, io e mio amico andiamo a fare una rapina al negozietto. Sì. Entriamo nel negozietto, facciamo scattare l'allarme. Appena arriva la polizia, indossiamo il casco, prendiamo il nostro 9 mm in mano, usciamo, spariamo ai poliziotti e scappiamo. Che errori del regolamento ho commesso in questo esempio che ti ho appena fatto? Che non si può utilizzare il casco e bisogna svolgere minimo 5 minuti di RP. E poi non ho capito le armi che utilizzavate. 9 mm. Ah, 9 mm, questo va bene. Un'altra Che errore è che siamo usciti fuori. Che sì, che siete usciti fuori, sì. Perché ah, sì, perché siete usciti vendicato. fuori prima di aver sì, esatto, perché sarebbe non No, avere paura, no sì, fear, sarebbe non esatto, fear. sarebbe no fear. Sì. Vabbè, questo avevo capito che voi l'avevate ucciso e poi eravate usciti dopo, no? Ho capito bene. Non penso che legga, ragazzi, non penso. Cos'è il revenge kill? Il revenge kill sarebbe quando qualcuno mi uccide e respawn in ospedale, poi dopo io per vendicarmi, anche se non mi posso, se non mi, anche se non mi posso ricordare l'azione, lo vado ad uccidere a mia volta. Ok.
Che ci posso fare se sei l'unico che aspetti? E poi ti sposteranno. Non ti buttare merda, sono... Brava, esatto, c'è gente che è brava comunque. Come si è andata la whitelist? Scusa? Come pensi che sia andata la whitelist? Ma se secondo me è andata bene, tranne una o due imperfezioni che... Il Karkil che cos'è? Il car kill sarebbe quando io mi metto sopra una persona con un'auto, comunque lo blocco e lo uccido. O anche tipo, c'è un muro, lui è appoggiato al muro, io gli vado addosso e lo blocco uccidendolo. Si possono spostare corpi durante un'azione? No. Sì, si possono spostare. Ah. Si può lootare in Durante l'azione? azione? Sì. Bisogna aspettare l'azione finita. Si può sparare dal veicolo? Allora, si può sparare dal veicolo solo in un caso, quando dalla parte, tipo, dalla parte della persona che comunque si vuole rapire, faccio un esempio, c'è uno fear estremo e si può sparare dal veicolo. Quando c'è uno fear estremo. Ok. Quindi come pensi che sia andata la whitelist? Bene. Bene. Sì. Mebo R56, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Bene, con qualche imperfezione, come ho detto. Ok. Secondo te invece? Andata, andata. Grazie. È andata bene, dai. Passato Vai. Grazie. la whitelist, è passata la whitelist. Mille. Bene, bene. Perfetto. Ecco qua i ruoli. Grazie. Buona giornata, allora. Ciao. Grazie, ciao. Perfetto. Kiwi, pronostico è concluso. Pronostico è concluso, ora terminiamo. Chiudiamo il pronostico e via. Addirittura. Perfetto. Pronostico è terminato. Ottimo, bravo Versk, ti sei guadagnato la whitelist in live addirittura. Perfetto. Fancazzista si è preso tutti i punti all'ultimo. Vabbè, vabbè, ce l'ha fatta. Bravo per lui che ecco, ce l'ha fatta passare la whitelist. Ora vediamo un po' qua, mettiamo la data. Sono muto per sbaglio. Perfetto. Comunque ho ripreso quelli che ho dato. Eh sì, hai inventato, sei giusto. Certo che mi ricordo di te, certo. Ho fatto io devo ancora aspettare tipo 10 ore per rifare la wall, ma sono già tutto. Posso passare? No, non puoi passare, devi aspettare che finisca il tempo.
O Fatio. Non capisco sto background, lo sposto. Ciao, sono in live. Salve. E guarda, non vedo il tuo finale del tuo background, devi farlo. Devi Sì, no, fare. l'ho fatto, andrò Ma qua non c'è adesso. quando ti trasferisci su Impero, non vedo, cioè non vedi quando ti trasferisci, cioè devi rullare che ti trasferisci qua tu. E però non lo vedo, non lo leggo. Che sento, aspetta. Perché tu devi ruolare che ti trasferisci qua e scrivi gli obiettivi che hai qui nella città d'impero. Ok? Quindi devo, nel senso, nel mio file che ho mandato, devo mettere cosa vorrei fare qua in vero. Esatto. Devi scrivere i tuoi obiettivi che hai. Devi scrivere che ti trasferisci qua e che obiettivi c'hai. Ok? Quindi alla fine cosa metto il mio obiettivo e. Non c'è scritto il tuo obiettivo. Comunque devi mettere comunque ti trasferivi rullare, devi spiegare a contare che ti trasferisci qua. Ho fatto Ok? io questo, no? E Non mi sa poi che. dopo che quali sono i tuoi obiettivi in questa città, Ma tu ok? l'hai letto quello che ho fatto io? Sì, ho letto. Ah, ok. Comunque devi spiegare cosa vuoi fare in questa nuova città, ok? Ah, ok, va bene, allora scrivo allora. Cosa Con vorrei più dettagli. fare? A posto, con molti dettagli, ecco, con più dettagli che puoi. Va bene? Sì, vabbè, nel senso, però ho messo bene il mio. Nel senso, hai fatto bene, hai fatto male, Lo magari. rileggerei magari più avanti, quando magari completo lo vorrei Oh, ok, leggere. quindi ora metto il mio Esatto, obiettivo magari tu e quello ricontrolla comunque il background se è fatto bene che. o Ok, meno. va bene, Ok? ok. Grazie, Ma a dopo, va. Ciao. arrivederci. Spero di fare anche do farai anche domani. Domani non lo so, vediamo. Buono, a casa, io sotto regolamento devo fare la quelle. E vieni, comunque grazie per il follow Galimba TV, benvenuto sul canale, non ti ho ringraziato prima, grazie mille ora. Che a per caso posso scegliere a chi sta da chi sta a farla? No, non puoi, chi ti sposta te la fa. Comunque ragazzi, io volevo chiedervi, ma vi andrebbe magari andare un po' a giocare in gioco? Cioè. Solo VL volete, cioè siete fanatici di whitelist, volete tutti vedere le whitelist, volete vedere tutti cosa vogliono fare le persone, cosa chiedono le persone. Quindi se volete solo rimanere a fare le whitelist, whitelist, whitelist e whitelist, volete vedere.
Ciao Pica, comunque, ciao. In RP sono tenente della polizia. Quindi non mi interessa vedere un po' di polizia di impero. Metti di danno quando faccio le guelle, secondo Dark. Finiscile, addirittura. Solo guelle te fare. Whitelist, white, sempre whitelist. Va bene, va bene. Facciamo un po' di whitelist. Comunque, ah, sono contento, mi interessa giocarci. Però basta che fa il mio amico Lorenzo. Allora, prima faccio un po' di whitelist, poi vediamo se andiamo in gioco. Però peccato che nessuno vuole andare a giocare, se non vuole vedere il live in gioco. Dice la chat. Eh? Cosa dice la Che chat? vogliono tutti vedere le whitelist, whitelist, whitelist. Allora andiamo a fare whitelist, continuiamo a fare whitelist. Anche se ragazzi è stancante. Voi non avete idea. Voi guardate mentre le faccio, imparate le domande che faccio. Però per me è stancante continuare a fare whitelist tutto il pomeriggio. Sono 1 ora e 23 di seguito che faccio whitelist, whitelist, whitelist. Ne ho già fatte. Ne ho fatte 8, tutti, no, 10 con i due whitelistati ne ho fatte. Sono tante, ragazzi. Ma cos'è un bot quello lì? Che ti Quale? segna i colori della chat? Che cazzo è? Che Quale? ti vede tipo i colori, i ruoli tipo nella vocale, Cosa? no? Nella tua live vedo, no? In attesa white sono tutti i nomi colorati. Un Esatto, sì, è un plugin. plugin. Sì. Spostiamo Amandalo. Vabbè, vado io. Come si chiama? questo che è in anticipo. Tommy? Mi sente? Sì, Tommy, Mi guarda che sei sente? in anticipo di un bel po', di quasi un'ora. Puoi Ah sì? Ah, tornare mi alle scusi. 16, 18:40, puoi tornare, ok? Ok. A posto. A più Ciao. tardi, allora. Eccoti qui. Better Discord Comunque cosa l'ho che mi chiuso sta. io il pronostico Kiwi, l'ho chiuso io, non ti preoccupare, tanto ero là, ho finito la whitelist, l'ho chiuso. Sì, che Better Discord plugin. E tutti ti prendono per il culo tutti perché non fai la whitelist, e devo giocare un ripeto e gioco pure te, ogni tanto entro a cazzeggiare, capito? E ho fatto, un attimo, devo vedere un attimo cosa mi conviene fare, perché magari... Se ci sono poi da rimandare per background, li rimando subito così almeno si svuota un po' la stanza e poi mi faccio gli ultimi che rimangono un po' più lunghi. Perché è inutile farsi magari quello che devi fare un sacco di domande e tutto, poi gli altri aspettano magari senza Madonna. Guarda quanti ce ne sono ora. Continuano tutti a entrare tutti insieme. Io non sto gabbo. Voce bianca 7-8, vediamo se ce l'ha ancora. Ciao Gabbo. Sì, ciao. Perché mi risulti con la voce bianca tu? Non lo so, non si sente, ho buttato un attimo la live, ho paura che... Comunque sono in live, è un problema per te? Ok. Sì, ci sono, Ci sono, ok. ok. Però io non posso No, farci io nulla, non se ti posso hanno detto farci che nulla. sei Se mi rimandata la permettete di voce rimandare bianca, la voce non posso bianca, non fartela posso attualmente, fartela cioè è un attualmente, cioè problema. è un problema. E poi sì, ce l'hai un po' Forse ce bianca l'hai tu. un po' bianca tu. Ho capito, ma cioè nel senso, io sinceramente non la reputo tanto bianca, poi nel senso, se devo avere 30.000 anni per fare una Ma sì. whitelist, Ma boh, fa c'ha niente, cioè nel senso. modificatore questo qua secondo voi?
Boh, per i risultati con Boh, la voce per risultati bianca, con la voce bianca, io magari. Madonna, io sento. magari Sento. se, Sì, aspetta, per te questa qua è voce bianca. però. Eh? Secondo te per questa, cioè questa qua per te è voce bianca? E un po' E forse un sì. po' forse vabbè, ok, dai, allora vengo la prossima volta. Va bene. Ragazzi, sente l'eco, la mia voce modificata. Secondo me stavo dando un modificatore vocale, ragazzi. E poi comunque guardate qua, età 15 anni e 16 anni qua. E si sente l'eco della mia voce, quindi è sicuramente modificata. Vabbè, e per me è bianca È ancora, bianca quindi ancora, provate un po' di quindi tempo, provi un po' di tempo. ok? Ok? Va bene. Ok, Ciao. ciao. Ciao, l'avevo usato così, avevo, cioè, allora, raga. Sentiva l'eco della mia voce. Dark Ivan, benvenuto sul canale, grazie per il follow. Comunque, ciao Kiwi, ti saluto ora che prima non potevo, grazie per tutto. Sentiva l'eco della mia voce, cioè, aspettate un attimo che. Oi Dani, Wavings. ascolta una cosa. E Ma sono in live, sappilo, quindi se devo mutare, dimmelo. no, non è una cavolata, proprio una cavolata al volo. Dimmi. Ma quando fai il background, lo sai che c'è la cosa per cambiare l'opacità della barba e cose varie? What? Quando tu cambi la barba, tipo quando vai per cambiare la barba, lo sai che Sì? c'è la cosa per l'opacità. Com'è che qual è il tastone della tastiera che io cambio Oddio, per non mi ricordo, sai? Mi sembra che col perché? mouse. Con il mouse, oh. Non lo Perché c'è so. pure povero un ragazzo, un mio amico che non riesce a cambiarlo, sta impazzendo pure. E niente, vabbè, ritorno giù, ci provo, Ci vediamo vediamo allora. se Ciao. tranquillo, per piacere. Sto scrivendo una cosa, un attimo in chat staff. Perfetto, rieccomi. Oh, madonna, quanti messaggi mi sono perso. Riparti per ragazzo, grande Ivan. Salutami il babbo di Vinx. Come babbo di Vinx? Oppure c'è la barra in basso da trascinare. Esatto, infatti, come dicevo io. Vabbè, però farò UL dal telefono, ci provo. Se invece stanno giocando. Promesso che c'è il bug anche con esso. No, guarda, non ti conviene provare con il telefono, te lo sconsiglio ovviamente. Killer 41, questo qua invece. Bene, spostiamolo. Ciao. Senti? Senti? Ciao, guarda, per fare la whitelist su Impero devi compilare il modulo whitelist e background PG, L'ho fatti. ok? No, non li hai fatti. Sto guardando qua, non li hai fatti. Ieri l'ho mandato. No, Devo non mi rimandare. risultano. Non l'ho fatto. Quindi Background compila il PG. background del modulo e torna dopo, ok? Ah, vabbè. A A posto, dopo allora. Ciao. dopo. Perfetto. Posso connettere con un attimo di whitelist se mi sposti deve essere voce bianca oppure. Oppure torna stasera. Stai vedendo nella chat rimandati? No, no, non sto vedendo la chat rimandati. Guarda, ragazzi. Qua in generale, da killer, non c'è nulla. Vedi, in generale. Se si vede in chat rimandati, puoi fare CTRL F da killer. Vedi, però non ho comandato nulla. Luke. Voce bianca, lo spostiamo. Sì, dai, vediamo un po' se è ancora voce bianca. Ciao Luca.
Ciao. Sì. Ma è la voce bianca. Un attimo, senti? Sì. No, ce l'hai, vero qua si torna, ti è arrivata per voce bianca e secondo me ce l'hai comunque. Ma è un po' di voce bianca, sì, mi dispiace. E aspettare un po' di tempo. Voce del bambino. Sì, non posso fare sua eccezione, non posso, devo vedere, cioè se lo staffer scrive così, non posso sovrastare alle sue cose. Va bene, Ok, ok, grazie mille, ciao ciao. ciao. Ragazzi, quando vedo questa gente qua ha paura. Io lo muto per un po' e poi se è tutto a posto lo smuto. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Devo mantenere, devo essere sicuro che non facciano cazzate. Comunque sì, era un po' troppo tirato. Ciao, Dani, è tempo Pedro. di fare Eh? una whitelist? Tempo E sono anche in live. di fare una whitelist? È un problema? No, no, Cioè, fai no. live Sono i whitelist in live, sì. Chi dovevi fare? anzitutto, secondo che non voglio che mi sentano perché sto per insultare Ok, qualcuno. perfetto. Ti muto tutto, perfetto. Ho mutato, ok.
No. Non digli Perfetto. tipo. Oh. Sta per smutare. Ok, smuto. Perfetto, smutato. Potrò andarti, per favore. No. Quanti pezzi stai facendo? 24. Allora, scrivi salottino fraincondello dopo, che se no ci divertiamo No. e mettiamo gli specchi. Ragazzi, Sì, però però, fra nel incondele senso, no. ragazzi, forse ci devo riuscire perché fra poco devo andare io. Cioè, devo Vabbè, proprio facciamo una uscire. veloce, due domande bastarde, se non sai rispondere ti rimando, dai, facciamo così. Dai. Insomma, convincente. Vai, vai. Devo dire, Vabbè. molto rassicurante. Ah, perfetto, allora iniziamo. Fammi 87 esempi di Power Game. Perfetto, no, Sì, scherziamo, scherzi a parte. Allora, vai, vai. Hai definiti. fatto 8 esempi di Power Game, ma a parte gli scherzi. 8 esempi di Power Game, vai. 8 8 esempi? esempi. Sì. E allora, correre all'infinito, nuotare all'infinito, buttarsi dalla montagna, scalare una montagna a piedi, con una macchina sportiva vai in uno strato tipo di una strada sterrata, portare tipo più cibo nelle tasche, Ok, poi. fare parkour tipo sui tetti a caso, correre con un gruppo in Gli stai braccio. dicendo che io faccio spesso Power Game praticamente. Esatto. Vabbè. Va bene. Comunque Valon BTV, grazie per il follow. Allora, bene. Fammi 5 esempi di No Fear. Ad esempio, il dottore tipo ti dice, stai messo male, tipo tu dici no, 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 niente. Tipo dopo che ti resta. Fare tipo una rapina solo. O Meglio. sono tipo, c'è una rapina in corso, tu entri e balli. Ad esempio. Andare in un campo drogata solo. Senza armi anche. O tipo, vedi un animale tipo che tu stai cacciando e senza armi prende, ti avvicini e ti ripugni. Sono un po' particolari come una fiera, ma una Sì, allora fiera. sono fiera, in realtà. Esatto, per non dire quello, però uno fear in cui sei da solo, tu senza nessun personaggio che sia che ti minaccia o altro, che tipo solo tu sei e non hai i compi no fear. Quando puoi farlo? In che senso, sei solo, dici? Sì, da solo e basta, e quando puoi farlo fear? Posso utilizzare tutte macchine e cose varie, no? Ok. Beh, se riesci sì, se no comunque da Vediamo, solo devi vediamo. essere. Ad esempio, come ho detto, sei solo, però tipo sei a caccia, vedi tipo un animale, invece No, di andare con l'arma vai. da solo senza nessun altro personaggio o animale, facciamo così. Non mi è mai capitato con amici senza animali, comunque. Da solo. Che fai una rapina da solo, ad esempio? No, porco. No. Da solo. Per esempio, ti trovi in cima a un palazzo e non vuoi di cadere, Tipo, hai ti paura di metti tipo nel cadere. bordo, ti metti nel bordo e non hai paura di Quello no fear da cadere. O solo. tipo c'è un burrone, tipo, e tu ti spaventi di buttarti, ad esempio, sì. Esatto. Hai ragione, Lo sai che ha ragione, non c'è bisogno che lo dici. hai ragione. Cioè, Esatto. è staff per caso, però. Staffer per caso secondo Delo. Comunque, vabbè. Invece, nelle azioni Froom, che tipi di armi si possono utilizzare? Tutte le pistole, tipo, tranne la calibro, se non erro. Tutte le pistole, era giusto la risposta. Tutte le pistole. Caschi si possono usare? No. Quant'è il numero di partecipanti? Che 10. cosa, 10? Criminali. E quanti poliziotti? Ok, Se non erro, 14. 14. 14, sì. Quali sono le zone rosse del server? Raccolta e processo. Di Cosa? Di marijuana, cocaina, che? Siamo di dietro, ragazzo. Mi oppio. Che Certo. palle sto cazzo di ciogadde. Perfetto. Che tipi di droga esistono nel server? La marijuana. La marijuana, poi? Quella buona è quella tipo di scarsa bassa qualità. La metanfetamina, l'oppio e la cocaina.
Ok, c'è anche una nuova droga, il crack. Comunque, in quali Al di questi crack. punti droga si possono utilizzare le armi automatiche? È all'oppio. E alla cocaina sia processo e raccolto. E poi se non erro basta. Anche la mette. L'elicottero si può usare nelle azioni Freedom? No, credo. Sì. E Ah, ok. rapina invece? E che rapina? Per esempio, un poliziotto può usare rapina nell'elicottero? No. No, giusto. Si possono rapinare lavoratori non whitelistati? In che senso? Ci sono lavori Cioè. whitelistati, quelli tipo un locale, o quelli non whitelist in cui vai lì a farmare il latte, i Ma ad polli. esempio come tu stai dicendo tipo nei locali che No, no, sono. quelli non locali, laboratori non whitelist. Ok. Puoi rapinarli? Allora dipende perché se tipo. Se tipo c'è sei in un locale che è la zona semi-safe devi avere dei motivi RP, sì. Però no. Non mi sembra che non ha capito la domanda, eh. Allora, non nei locali. Hai presente che sono lavoratori che fanno qualcos'altro senza ottenere per forza il lavoro whitelistato, cioè senza fare un bando, vai lì, fai il lavoro solo per fare Ok. soldi e basta, senza fare chissà quanto RP, Sì. cioè. Puoi rapinarli? Sì. Questa No, non puoi rapinarli i lavoratori non whitelist. domanda era un po' bastarda. No, è la domanda più facile No, che è molto faccio. facile. Avevo scritto regolamento lavori whitelistati e poi Ok. ho scritto lavori non whitelistati. Comunque, Ok. dopo che ti resta un medico, dopo quanto tempo ti ricordi ciò che ti ha Un'ora. portato? Ok, se invece rispondi in ospedale, dopo quanto tempo Non puoi ti puoi ricordarti? ricordare, non ti puoi, Ok. non ti puoi E se fai ricordare. slash ambulanza invece? Se fai? Slash ambulanza, che arriva il medico NPC magari quando non ci sono medici online. Ok. Ah boh, nel senso. Dopo quanto tempo ti ricordi se ti resta col medico NPC? Giusto. Oh, non ti puoi Sempre ricordare. un'ora, come se fosse un medico normale. È solo che è Ok. un NPC. Ma Eh? Cos'è il car kill? Il car kill, che cos'è? Allora il car kill è tipo rubare un veicolo. No, quello è il carjack, scusami. È tipo stare sopra a un player, tipo bloccarlo, tipo, se non erro, il veicolo. Poi c'è il carjack che tipo è rubare un veicolo se tipo non c'è una scena RP. Mi senti? Sì, il carjack è Ok. quello C'è che. una disquisizione tra me e lui in privato. Me ne parliamo dopo. Vai avanti con la Sì, whitelist. avanti intanto. Ripeti un attimo i car kill, il carjack, per favore. Allora, il car kill è tipo stare sopra ad un player e bloccare il veicolo, tipo bloccarlo. Ok, e il carjack invece? È rubare tipo un veicolo senza una scena RP. Ok. Vado in privato adesso a dire un attimo. Oh caporale, grazie per il follow. Oh no, mi hanno buttato. Mi hanno buttato. No, è Sono fatto. bellissimo, grazie per il. No, mi hanno buttato. No, vabbè, mi hanno buono tipo un 1000, Povero, povero 50, 100 cuccio, sono follow. buttato. Perfetto, vabbè, togliamo le alert box. Togliamo, diciamo che posso togliere gli alert un secondo. Ok. Minchia, il cuore mi sta battendo a 2000. No, non posso togliere gli alert perché sono. Oh, no, sono. Dove togliere il desktop perché sennò. Niente, F. Muterò il desktop per un po', ragazzi, mi spiace. E vabbè, comunque sentirete solo la mia voce, sentirete.
No, la red box, un attimo, perfetto. Vediamo se nascondendo la tua si toglie. E ci risono. Abbiamo finito? Spero di sì. Secondo. Perfetto, togliendo l'alert box si spariscono, perfetto, Comunque mi grazie. ricordo che con Dani una volta ho tiltato nella whitelist. Ok, e comunque, andiamo avanti dopo questa piccola incongruenza, un attimo, il poliziotto può essere lootabile? Dipende. Certo che farò altre live così. Nelle zone rosse sì. No, non può mai essere lootabile il poliziotto, l'unica cosa che puoi toglierle in casi estremi Sono le bende e le no, è il munizioni. cellulare, la radio Munizioni. quando lo rapisci. Il resto non Ah, puoi beh, togliergli mi nient'altro. sono confuso con il regolamento dell'altra. Però comunque se quando tu entri nei ruoli che rapisci un poliziotto, lì fai i ruoli che tipo li togli le batterie. Vabbè, sì, tipo stacchi tipo tutte le cose elettronici e cose varie. Esatto. Il medico può compiere azioni illegali? Sì, Sì. No, sempre. ovviamente. Allora, quando è fuori servizio sì, quando è dentro servizio Ok, e quando è in servizio può essere armato un medico? No, no. mi hanno ribottato, non ci posso credere. Vabbè, chi è sto bastardo Con per togliere il tempo? allora, Grazie. con il taser deve essere il medico. Ok, armato solo col taser. Stai mettendo un'ansia, Dani. Sì, adesso devo pensare anche che domande farti perché non. Cioè, le sto finendo. Cos'è il permalet? Il Il permalet, che cos'è? è tipo la morte. C'è la morte. La morte Cioè, devi di farti il wipe praticamente. La morte sicura, dai. Ok. Già, beh, li Devi botto, già. avere 10 Purtroppo motivi me l'ha RP. bottato. Ovviamente Oppure? validi. Allora, muori per sempre. Sì, la morte è permanente del personaggio. Quanti motivi bisogna avere per poter fare un permanent? 10, 10. Che 10. Ovviamente è tipi diverse di tra di permanent loro. conosci, diciamo? Boh, il permanent ad esempio che tu stai buttando uno dalla fazione. Ad esempio. Grazie O mille ad per avermelo ricordato, esempio. Fi. Lo rapino ad esempio, no? Sì. Lui snitcha tutte cose, però è stata fatta tipo combinata con quella fazione che già si conoscevano, no? Allora dice questo qui da snitchato, lui può fare già il permadeath per quello lì, per buttarlo fuori dalla fazione. Ok. Quindi il permit per... Che bello! Si stanno buttando? Sì, guarda, no, non ci posso credere. Boh, frate, quelli sono i sfigati che bottano, non sanno che devono fare. Esatto, poi durante la tua live, pensa un po' a te. Abbiamo finito? E secondo me questo è Delo che manda le sfighe, quando viene lui a fare le whitelist con me, ascoltare, mi manda sempre Ma sfiga. dalla voce quanto mi date dalla voce? 17 anni. Boh, quello me ne dava 13. Quello poco importa. Perfetto. Insomma. Ho paura di aver bannato qualcuno di sbagliato, però vabbè, niente. Cosa ti stavo chiedendo, perdonami. Il perma ha detto che ti ho detto il motivo, no? Sì. Abbiamo Qualcuno finito. sta divertendo di votarmi all'infinito. Vabbè, buon divertimento a questa persona. Tanto facciamo che si diverta a bottarmi, tanto i soldi che spende per bottarmi poteva spenderli per qualsiasi altra cosa. Esatto, Spendere per andare a puttana, per esempio. guarda, cioè, poteva spenderli per qualsiasi altra cosa, guarda. Dissocio comunque, però. Ovviamente si parla del RP, eh. Esatto. Comunque, però. No, ho bannato la persona sbagliata. Non Coglione. scrivete ragazzi in chat, non scrivete che sto bannando persone. Se vi ho bannati per sbaglio, chiedetemi lo sban e vi sbanno. E
È strano, è ancora nel mio gesto in fiera estrema, ad esempio. E devo chiedere la zona safe e la semi safe. Allora, le zone safe sono ospedale, parrucchieria, negozio di vestiti, negozio di tattoo e anche la chiesa è zona safe, però in particolare la chiesa che tipo non puoi avere armi nelle tasche. Ok. Poi le semi safe sono i locali, anche la centrale di polizia. E qual è un buon motivo per assaltare la centrale di polizia? Ad esempio, la centrale di polizia ha preso tipo quello che sta con noi, no? Tipo la nostra fazione. Ed è ancora nelle celle. Noi possiamo fare un motivo. Cioè, noi possiamo aprire il ticket Un per valido motivo assaltare. quale sarebbe? Un valido motivo per assaltare la centrale? Ad esempio, che ne so, la polizia tipo sa troppe cose su di noi e cose varie. E possiamo assaltare la polizia per eliminare gli archivi, eccetera. Perfetto. E non è un valido motivo perché è un po' una cosa, perché tu conta che comunque gli archivi che la polizia c'ha ce li ha comunque già salvati su un cloud, cose così, quindi sarebbe un po' inutile raidare la centrale, entrare in una centrale per motivo. questo motivo. Sarebbe più magari opportuno entrare in una centrale se c'è magari un membro importante della tua fazione a rischio Vabbè, l'ho terra. detto. L'ho detto. Che l'avevo detto già. Che l'assaltano per salvare quello là, il membro della famiglia. Ok, e scusi un attimo, sono un po' distratto perché Sì, mi sì, sono messo da sì, sì. cancellare 47.000 messaggi nella chat. Vabbè, è inutile cancellarli, Ma lascerò. come ti chiami su Twitch? Dani05. Dani. Penso di essere arrivato a quanti follower? Chi lo sa, boh. Mi avrà buttato chissà quanti follower, sono arrivato tipo quasi esatto. Sono... Ehi, mi ha buttato tipo 800-900 follower, mi ha buttato. E vai! Che gioia, tanto... In chiaro devi passare il tempo a levartelo. Ma sa. Va bene. Ecco qui, l'ho trovato. Vabbè, e Delo, un attimo, ti muto un attimo, Che a me? eh. Sì. Delo? Mi hanno buttato tipo in 400, oh, no, 1000 follower mi hanno buttato. Perfetto. Va bene, la whitelist l'hai passata, a posto. Sì, cazzo! Cioè, perfetto. Finalmente! Allora, oltre tutto il bot mega che mi ha bottato 1000 follower così a caso, Ma mica se niente. tipo me... Ma se tipo mi levano... Eh? Tipo? Ah, un'altra... Stai laggando? Un'altra cosa... Dimmi. No, mi ero mutato. Ti chiami Se Dark tipo... Vampire tu, giusto? Su Sì, Discord, ma sì. se tipo si lamenta quello staffer e mi avete ripreso la whitelist, ad esempio, che... eccetera. Lamenta. Si lamenta, scusami, chi si deve lamentare? No! Non Se si lamenta, ad esempio, dice che per me era voce bianca e ti cose preoccupare, c'è Delo che ti aiuta, diciamo, sei venuto qui Delo, è venuto, quindi... L'hai fatta con Delo che è admin, non si, solo si lamenta, non ti preoccupare. varie. Adello e Adon. Ah boh, e allora niente, vai pure a divertirti, ora ti tolgo i ruoli che mi hanno dato e tutto. Va bene. Ma che due palle! Perfetto. Porco demonio schifo. Grazie, Dello e Dani. Va bene, allora, ci vediamo. Grazie, ciao, Ciao. ciao, ciao. E ora c'ho tutti i bot da cercare di capire come si tolgono i bot. Porco de schifo ladro. Perfetto. Non so, porca puttana, perma camperato, cioè, boh. Mentre te lo gioca tutto.
veramente router cazzo. Tirate giusto cazzo. Oh, madonna mia, che bot che siete, che bot. Va bene, e i bot quelli che erano bottato, sì. No, no, sono dei bot figli di bottana questi. Con questa live sono arrivato a 1200 follower da 450 in cui ero. Wow. Tu sei contento? Come fai a avere solo 450 follower, fra? Oh, ho iniziato a streamare da poco, eh. Io non di più, non ho mai streamato. Bravo. Comunque, vabbè ragazzi, io direi che basta whitelist oggi, mamma mia. Finisco la live, tanto mi muto. Ciao. Ragazzi, dopo interminabili bottate da questo bastardo che mi ha voluto bottare, io vi ringrazio per essere stati con me. Questo stronzo che mi ha bottato... No ragazzi, basta, sono stanco. Mi ero buttato 1200 bot e passa quasi, quindi... Ma basta, mi dispiace, adesso basta, poi devo sistemare questa questione di bot anche, quindi un po' mi dà... l'alert box se ancora va per i bot? Se ancora sta facendo... No, non va più, non ho già finito di fare tutti i bot. Perfetto, mi botterà di nuovo. Comunque ragazzi, io vi ringrazio tanto per essere stati con me. Vi lascio da... dalla mia carissima Nadina. Vi lascio Nadina che fa Polizia d'Impero. Ragazzi, iniziate ad amare la Polizia d'Impero, perché tra poco io stimo anche Polizia d'Impero, ragazzi. Quindi mi raccomando, ci vediamo e buona giornata, ragazzi. Ciao. Buona giornata. Tentare di scappare perché fa